Terzo capitolo della saga che ha definitivamente consacrato From Software come una delle realtà più in vista dello sviluppo nipponico, Dark Souls 3 arriva ad appena 2 anni di distanza dal suo predecessore, carico di aspettative e costretto a confrontarsi con l'immensa eredità della serie. Il geniale Miyazaki porta però a casa un grande centro, proponendoci un capitolo conservativo nelle meccaniche, ma pieno di ottimi contenuti e con un'ambientazione molto affascinante. Conciliare la qualità a cui Dark Souls ci ha abituato con ritmi produttivi così accelerati non era certo un compito facile. La soluzione adottata da From Software è davvero brillante. Nelle terre avvizzite di Lothric, Miyazaki ha fatto convergere tutti gli universi paralleli che i giocatori hanno imparato a conoscere. Dentro ci sono quindi pezzi di Demon Souls, nemici che sembrano usciti da Bloodborne, personaggi entrati di diritto nell'immaginario dei fan. Si tratta però di un citazionismo intelligente. Il fanservice sa quando farsi da parte e lascia che a meravigliare il giocatore siano ambientazioni nuove, evocative, ritorte e malate, traboccanti insomma di una bellezza sfiorita, intrise di quella disperazione esistenziale che da sempre pervade i mondi di Miyazaki. A livello di gameplay, i ritmi di gioco restano a grandi linee quelli rodati dai precedenti capitoli, con alcune interessanti modifiche dedicate soprattutto alle classi magiche. Nel caso in cui si decida di affrontare l'avventura nei panni di un guerriero, il sapore dell'esperienza non sarà molto diverso rispetto a quello dei vecchi Souls. Identico è infatti il sistema di targeting, le parate a impatto con gli scudi leggeri, i backstab e l'efficacia delle capriole. Le nuove abilità speciali legate alle singole armi non bastano insomma a scardinare una strategia affinata negli anni. L'introduzione di una barra dei punti abilità riscrive invece le dinamiche di gestione degli stregoni, che adesso non hanno più un numero di cariche per ogni incantesimo, ma devono tenere d'occhio la barra del mana, che può essere riempita bevendo una carica della fiaschetta d'Estus Cinereo. La presenza di incantesimi dai tempi di casting ridotti, infine, rende l'uso degli stregoni molto più dinamico e interessante che in passato. Al di là di queste parziali limature, il gameplay resta lo stesso di sempre, tanto che i primi momenti di gioco sembrano davvero triti e un po' spenti. Per fortuna, dopo qualche ora, Dark Souls 3 supera le incertezze iniziali e comincia ad ingranare, acchiappando il giocatore con la sua solita difficoltà e con una serie di scontri epici e complessi. La prima cosa che si nota è una drastica riduzione del numero di anime concesse dai nemici, che impone una crescita molto più moderata. Le difficoltà con cui il gioco ci tormenta vanno in questo modo superate con l'impegno e l'esperienza, cercando di interiorizzare le routine e la posizione degli avversari in un percorso di crescita soprattutto personale. Le zone di Lothric si riempiono di nemici aggressivi che rendono l'esplorazione molto tesa, nuclearizzando anche le sicurezze dei giocatori più esperti. Anche la progressione comincia a farsi ben scandita. Da una parte troviamo un level design che, per quanto più lineare di quello del primo episodio, ci delizia con singole aree ottimamente costruite, piene di segreti e di scorciatoie inattese. Dall'altra, la gestione dell'altare del vincolo, zona centrale in cui tornare per salire di livello, svela tutte le sue funzioni. In questa area finiremo per ospitare gli NPC incontrati in giro per Lothric e per rendere più efficaci i loro servizi dovremo consegnargli oggetti speciali recuperati nelle aree di gioco. Si tratta di un'intuizione fra le più felici di Dark Souls 3, che scandisce in modo netto l'avanzamento e premia finalmente l'esplorazione e la curiosità. In fatto di bilanciamento, varietà del combat system e ritmo della progressione, insomma, Dark Souls 3 supera senza fatica il suo diretto predecessore, rivaleggiando con il capostipite della trilogia. Se sul fronte della quantità di contenuti la spunta invece il secondo capitolo, qui troviamo poi alcune delle boss fight più epiche e trascinanti dell'intera serie. Ottimi anche i risultati raggiunti sul fronte tecnico. From Software ha messo a frutto l'esperienza maturata con Bloodborne, lavorando sulle rifiniture del suo motore per consegnarci un mondo molto più denso di dettagli. La pulizia generale della scena si sposa con una quantità traboccante di elementi poligonali che rendono ogni ambiente più ricco e affascinante. Migliorate notevolmente anche le texture e gli shader. La versione PC è per fortuna stabile e generalmente ben ottimizzata, mentre su console il frame rate sembra più altalenante. Menzione d'onore, infine, per la componente sonora. Le musiche di Dark Souls 3 sono epiche, trascinanti e di una potenza assoluta. Non c'era modo migliore per chiudere la trilogia di Dark Souls. Invece che cambiare le carte in tavola, Miyazaki sceglie la via della continuità, limando con attenzione meccaniche di gioco che hanno già provato la loro efficacia. Ne esce un titolo conservativo nel concept, ma molto efficace. Proprio perché le rifiniture al sistema di sviluppo del personaggio, ai meccanismi che regolano le classi magiche, alla funzione del hub centrale, finiscono per renderlo, sotto molti aspetti, migliore dei predecessori. Il colpo di genio di Miyazaki arriva poi quando si guarda all'ambientazione. Lothric raccoglie i brandelli e le schegge di tutti i mondi della saga, pervasa da un citazionismo ermetico e silenzioso. È un modo unico di confrontarsi con l'eredità lasciata dai vecchi episodi.
un modo nuovo e incredibilmente efficace di recuperare e al contempo riscrivere una grande mitologia.